sono una scrittura GU francese, poi studiamo prima pubblicazione, è stata una raccolta di poesia che si chiama Soleil Revue, che è stata pubblicata dopo un viaggio in Spagna, negli anni 60, e qualche anno dopo ho scritto, ma è abbiato un'ode andandoci, dunque ho scritto a fare questi, che dirà, ai tempi Franco, e come ho pubblicato questo, un editore si chiama Pierre-Jean Oswald, che dirà, l'editore attivista gli manca, più che lui c'era, dando. E dunque hanno accolto benissimo, perché era una specie di critica ai nudi a Spagna di Dando, in una certa maniera. Ma era nello stesso tempo in una rivista di poesia, la rivista Gente Urti, che si chiama Le Puy de l'Ermite, che diceva che hai già una certa piazza da poesia francese, soprattutto parigina. E dunque i miei primi contatti sono stati allo stesso tempo quelli di un scontro di poeti rinominati assai, i più grandi di Dando, e il lavoro di messa in sesta di una rivista di poesia, mi ricordo era anche nera, era bella, eh? Era assai preziata. Dando. E questa è la prima maniera, la maniera civile, se vuole, ma da un punto di vista professionale, questo era professore di francese, con i muscolari, ha sempre fatto una specie di pedagogia di poesia, ha cominciato una tesi che si chiama Vers une pédagogie de la poésie. Gli anni 70 erano quelli, visto appunto c'era assai questa questione che si puniva, e sono stato anche dando una specie di assistente di un professore Riccati, che era un primo direttore di Desa, un specialista di giornale, e che giusto appunto dando, ha pubblicato un libro di affari, che era una specie di primo lampo a Desa, nanta Radio Sorbonne di Dando, non esiste più a Roma, ma che era giusto appunto pubblicata da bei studenti di lettere moderne o di lettere classiche di Dando. Dunque, la mia prima esperienza è stata un'esperienza di pedagogia, di poesia e in francese. Ben intesa, non si può capire questa che capiscendo che io, a un principio, sono nato in un paese di Arastagniccia, dove non si parlava che corso, si può dire. E dunque, ho parlato corso subito, subito. In conversazione con papà e con mamma, sono stato sempre in corso da Diogo Diogo. Il francese l'ho scoperto da scuola primaria, di un paese, appunto. Dunque, per me, il corso non è mai stato perso. L'ho ritrovato in una certa maniera, con lo studio, la lettura, se vuole, della letteratura, e poi canzoni, eccetera, eccetera, parecchi affari. Ma il primo scontro a poesia è stato piuttosto un scontro di poesia francese, mica corsa. Io trasse una rivista meno importante, conosciuta, ben intesa, era tenuta da un studio d'ore, che ha fatto assai, e così si può dire di noi che era con il basso possibile con l'Occidania, questo che conosceva una poetessa occidania, a mi scappò un nome, altronde, ma era già anzianotta Dando, e il rettore di Drassa conosceva. E dunque, come conosceva io in stesso, c'è stata una specie di lea che si è messa in ballo, e Drassa ha pubblicato, mi ha domandato un po' che affare così, ma Dando si veggia più per militantismo, ha pubblicato un affare incredibile, per un dizionario di Romania, dizionario di Romania, Corsica Iacca, ha pubblicato un affare così, nella letteratura corsa, che ha scritto un articolo di parecchie pagine e che l'hanno pubblicato come se lo fosse un affare. Bon, insomma, mica che è diventato in Romania, ma penso che tanto sbucciava per te e Berti. C'è stato elementi questi di Luxemburger Wund, per esempio, ha pubblicato che era un giornale di poesia e di letteratura di Dando, ma ha pubblicato un articolo magnifico, non i scritti, soprattutto i scritti corsi, un altro ha pubblicato il livello letterario, Dando, lui stesso. Dunque c'era una specie di sensibilità e che era multiregionale. I Bretoni, gli Occitani, i Vaschi, i Catalani, gli Alsaziani, i Fiamminghi, venivano in Parigi e ci trovavamo tutti a un salone del libro, per esempio, o a riunioni così. Ma ricordo, per esempio, di Martel. Philippe Martel, che è oggi un professore conosciuto di Occitania, che è un professore di storia, ha scritto l'interruzione dell'Occitania
l'idée per religione a fare magnifica, una desa magnifica, poi è sempre il presidente di Avlarep, un grande assoggio, giusto appunto, per l'insegnamento della lingua. E beh, io le discontro giorno giorno, non era ancora, era sempre studiante, facciamo sempre, era professore e non era ancora professore, e facciamo dando, lavoriamo autrement, che dirà se arrivisto autrement, e mi fatto una volta un numero speciale, tra i sbucci di lì regionalisti, con Alain Touraine, che era il grande professore di sociologia, non esiste sempre, è l'uomo dell'attuale ministro della salute, mi va. Lui rappresentava l'Occitania, e rappresentava la Corsica, e c'era ancora Guy Malouvier, che era un anarchista, che era direttore e arrivista al Puy de l'Ermite. E Marigot, mandiamo un sandwich e rispondiamo a questioni così. E così che un ebogaiente agli udrui subito, Lafont, veniva già era uno degli attivisti di Useni, tanto ma io non ero anche Useni, ma conosceva queste riunioni così. Giordano e compagnia, gente che sono diventati dopo assai conosciuti, ma li conosceva tanto, ma li frequentava così come militanti. Ce n'è uno che ha fatto un punto in questa questione così, il numero speciale è la rivista NU, che è una rivista dell'Università di Nizza. Ci hanno domandato. Sono Michele, che sono dall'origine di Jean-François Agostini, che è un po' dai porti vecchi, che lo scrive sempre in francese, ma mi pare che lo sia Galchissier che scrive veramente bene, è uno dei grandi poeti di espressione francese in Corsica oggi. E Nantoui mi ha domandato, visto appunto di fare un introito, non ta se questioni questi che ti vuole, le due risposte in francese. Dunque c'è una ventina di pagine al principio, dove dico certi affari questi e rifaccio un po' a storia, ma in francese, perché è mai abbastanza la questione francese, e ce n'è una questione della traduzione. La due risposte della traduzione qui, che raggiunge degli elementi che lo si può dire oggi. Ma c'è un altro elemento che corrisponde esattamente alla questione che tu poni, che quando hai scritto un ibogi di poesia non i primi rigiri o non ti ho obbligato l'ermite in francese, gli stesso tempo, perché c'era una grana quando parlava di un rigiro non ti ho obbligato l'ermite, e all'incontrario facevano le stesse affare pure Rigi, perché c'era una specie di cronaca di bruince, se vuole, ai principi di Rigi. Ma questa questione che si punia la io ritrovo perché come quantunque l'opposizione è stata aumentata, ho fatto con Ulissi Bultan Corsica, ha cercato Bultan Corsica, allo stesso tempo per ragioni di evidenza culturale, se vuole, di mettere in accordo Mozambique con ciò che servizio di un paese. Ma quantunque, come ha scritto e fatto il lavoro di un francese che è in corso, dando, c'è stato un elemento che è stato quello che mi sono messo a parte da rigiro, se vuole, a scrivere quasi più che in corso, lasciando gore tutto ciò che aveva acquistato. Con la famosa rivista del Puy de l'Ermite, con i contatti che aveva con Bogaiente, ripeto sempre, conosciuto non so quanti, poeti, conosciuto di là. Non so quanti anni dopo, quando ero già in Corsica, l'anno 90, qui, come ero già qui, un animatore di rivista di poesia e di poesia, che si chiama Le Mercredi della Poesia, un si chiama Le François Copé, che è un grande caffè di Boulevard Montparnasse, mi dice, on demande à ce que vous veniez faire un entretien sur la poésie, vous apportez vos dernières. En français, je n'ai plus rien depuis, ça date des années 70, donc là en 90, c'est fini, moi je n'écris plus qu'en Corse. Ah, c'est embêtant. Ça. Et tant d'adieu mandado. Ah oui, vous ne pourriez pas faire. Adieu mandado à Domino Sammarcelli. L'immobilier abbia fatto una specie di cose, di riste le poesie, una placchetta, se vuole, che si chiama de retour sur image. Retour sur image, c'est retour sur ces images anciennes. Allora, j'ai pris, adibia un ibogi di ces poesie che avevo già scritto in francese, che erano pubblicate in riviste diverse, la di messa in alto, e quantunque ha detto, assai il corso
devo dire, 50% di questa blacchetta qui sono poesie scritte in corso, tradotte in francese, o scritte in francese, tradotte in corso. E dunque, mi si pare che era una maniera di rimettere in ordine una certa, un certo problema di conflitto linguistico e culturale che abbiamo tutti in noi, sicura questo. E bon, non è mica stato conosciuto assai, ma quando sono andato con questo libro qui in Parigi, quantomeno io ho spacciato una centinaia il giorno stesso. Erano contenti di maniera che l'era stato fatto, perché era ben fatto, un libruccio simpatico. Bon, in corsi non si... No, si può dire, cioè di chi l'editore... Siamo scelti l'editore senza esse, di più un stampatore con l'editore, comunque... Ma era per me era interessante perché era una maniera di ribigliarmi una certa parte della mia storia che chiedono questa questione. E dunque io da un francese a un corso, due trovo un obiettivo oggi, viene da traduzione appunto. Perché di una maniera che passa bene da una lingua all'altra, da un codice all'altro, con gli stessi obiettivi. È complessa la questione, cioè io rifletto, ben intesa assai, perché chi ciò che dice non sono tanto. A pratica, la lingua corsa, subito a Giugo, si completava con le letture iente, per esempio, in anni 70, un uomo come Natale Rocchiccioli, che scriveva Vaule, era un vero fenomeno di letteratura che, per via e uisco, entrava in ogni casa. Ognuno aveva i dischi di Natale Rocchiccioli, ognuno lo sentiva, ognuno sapeva alla mente e Vaule e Rocchiccioli. E Vaule e so struvette come lui veggia, non sta politica, i dante, assai popolarità. Dunque, per rispondere esattamente alla questione, si può dire che Rocchiccioli è un tradizionale, ma mica solo. È già un tradizionale, ma è già non sta qualcosa altro. Una Vaule, se la Fontaine. La Fontaine non è mica esattamente un tradizionale, anche se è un classico della letteratura francese. Questo è un elemento. Altro elemento, già qua a listinare qualche elemento importante così. È bene che, e soprattutto con la canzone che la sia la canzone politica o la canzone tradizionale, queste erano sempre presenti nei paesi. La canzone, mi ricordo, la creazione spontanea, non tra le elezioni, non tra... O allora non tra idoli, perché il ruolo di un paese è un ruolo importante, hai gente che sapevano alla mente un'epoca di uogeri, di vallate, Alicia Ninche, e ce ne sono epoche che sono diventate classiche, questa l'hai avuta subito come esperienza. E poi, terzo elemento, di la canzone. Mi trovo a suo momento negli anni 70, a fine degli anni 70, in Parigi, da lui gira allo stesso tempo una visione militante di Agorsica con la casa del popolo corso, dove era un abituato di più fedeli, e a canzone con Tony Iosi, appunto, perché Tony Iosi è più vecchio che me, una decina di anni di più, ma ha fatto in lui questa esperienza di scoperta di a letteratura corsa scritta, famoso muso un po', non ha messo in bocca, a scoprire allo stesso tempo, e più a viaggiare di questa punta, a leggerla, a dirla, a contarla, eccetera, a contarla in un. Dunque, io in uso sono entrato su movimento questi, e questi che ha compro tutti i libri corsi che escono dando, e a libreria Boli, di Boulevard Montparnasse, è stato un luogo prediletto di costruire la letteratura corsa, perché io ho tutti i libri, facevo i nuovi gobbi, i libri vecchi, eccetera, eccetera. Io compravo tutto, e così che ho scoperto la letteratura corsa, piano piano, studiandola, e apprezzandola in tavolo libro, e allo stesso tempo non era mica solo, perché eravamo i boghi questi, e questi di noi che si è creato in giro, con Domenico Antonio Geroni, Renato Gotti, eccetera. E sa libreria in Montparnasse, quante a casa di corso di cerimonie, era un luogo appunto di scontro. Mi ricordo averci visto Angelo Rinaldi, per esempio, mica a Gaza, ma a Montparnasse veniva spesso. E quando svegia sotto, abbiamo sotto di sta libreria qualche scontro di atti da fare così, lui veniva sempre e parlava a corso, Angelo. Lei era conosciuto di Geo, che
exactement à Médard. Donc, l'Escoudard, on vous a pris une course. Venir à l'UNESCO, qui est en Douro, qui compose le journal en main, les ultimes en Zuccado. Vedete, era un luogo veramente di scontro di quartiere ladino, si può dire, Montparnasse, un quartiere importante in Parigi, e i grossi gusti erano numerosi, un grosso gida, ma una egina, una guida egina, quelli che sono conosciuti oggi, che venivano gusti, e che hanno fatto la nostra formazione generale, abbiamo fatto insieme, se vuole. Allora, mi scordo mica la questione che è stata posta. Per me, si può dire, se voglio semplificare, che sa scoperta di la letteratura scritta, corsa, chi ce la riconosce tanto, era classica, si può dire, al 90%, o di qualche uno, ma ob se studiato ob, o più era, e corrispondia affatto a ciò che mai abbiamo tutti in capo, la canzone, la specie di ritmo, la sestina autunaria, eccetera, che era il nostro disandrino a noi, si può dire, e di questi che veramente mi si passa che una maniera forse di trovare un equilibrio tra sa formazione e s'acquisto, s'acquisti, era la canzone. E così che mi sono lanciato da canzone, subito perché mi si pareva che la canzone era una maniera allo stesso tempo di contribuire a cultura che abbiamo tutti in noi, in più con un certo ingaggiamento, questo che erano le beghe, dando di scoprire la cultura corsa militante in una certa maniera, l'anni 70, scordiamo 75 lire, anche così, ha scritto la fase 90 lire, le beghe subito. Dunque, da questo punto di vista mi pareva che la canzone potesse essere un veicolo, una specie di basso possibile tra il sud regionale e qualcosa di nuovo. Se vista questi che non t'amuso un po' di Aigiava, ci sono stati certi elementi più tradizionali, certi elementi più moderni, cominciano a fare giusto appunto più a coscienza che a poesia era in un strafare. E tutti questi gusti che erano Aigianenzo, un po' che erano insegnanti, dunque le letture erano in un letture in francese di a poesia europea che si veggia dando. E penso che li sono influenzati sicuramente a sapere questi. Per noi non è mica stata così semplice. Eh? Al principio le prime poesie che mandavano non ta rigiro, le hanno rimercate anche come Fernand Ettori o Pasquale Marchetti, e lì erano sensibili a sapere questi, e erano, capivano che si poteva abbassare a una certa forma di poesia un po' più moderna, se vuole, certi diciamo, ermetica, ma entriamo così in un campo di riflessione poetica burro. Penso che la questione della poesia pura, di Mubura, per semplificare, faccia un pubblico oggi che ha risentito no, è quella della canzone esattamente. La canzone a corsa ha avuto lo stesso lavoro a fare, e la canzone a corsa piano piano, ma piano piano, più piano che la poesia forse, ma ci unge quantunque, ha suo problema così. Quelli che sentono una canzone tradizionale hanno sempre un viaggio, questi che poesia, questi che c'è, a maniera di cantare tradizionale. Non ci dirà di mica cantaori o musicanti oggi, per non voglio mica dispiacere a niente, ma hanno un suo problema questi. Non sanno mica se vogliono rinnovare con la musica. Dicono la musica sì, la musica ci unimo con la musica, io, ma la musica è noi. La musica che la sia in cantata, che la sia interpretata, che sia qualcosa di parole dentro. E un viaggio mica là, perché se li sono troppo moderni, niente non li piace mica. Se li sono troppo classici, a una parte non vogliono mica. Vedi i giovani oggi che hanno una musica moderna, dicono, ma canzone a corso non corrisponde mica. E un po' che cantava i corsi, cercano di entrare in questa modernità così. Certi avvagano, penso che Patrizia Gattagia, che è uno di quelli che cominciano di più, modernizza, ma il buon senso di modernizza. Io non confondo mica modernismo e modernità. Dico sempre una specie di differenziazione qua, cioè le parole, il modernismo è l'eccesso di modernità. Modernità cioè siamo moderni. Anche così un amico meschonique, che mi era scritto una poesia con lui, non avevo principio, era andato in casa di lui, e mi ha detto, se la poesia
c'est un trou et tu mets quelque chose autour. C'était pas bête, hein, parce que c'est que la zibasse morte, mais on est grand des gants. Et bien tout ça, et Luigi, où je t'apporte ma. Parce que c'est remis à ce tuyau, il destin une tigre, alors il y a moderniste, qu'elle n'est pas faite à ses boisirs. Et déjà, il m'a. Si vous dites, à boisir, je que le dis, j'ai bien musique. Il n'y a pas d'ancienne ou moderne, de musique archaïque ou de musique moderne. Et lui, il n'y a pas de modernité, dit Hazan. Alors, tu es à Toulouse, dans ton boubli, tu parles de modernité, il n'y a pas de modernité. Tout le monde est moderne. Dans la charte, à radio, à musique. Poi droit una musica arcaica, bellissima e modernissima a tempo, e poi droit una musica modernissima, non è mica moderna, in fin di conto. Il y a une bonne musique, il n'y a pas la grande musique, et la musique, c'est aussi une manière de répondre a ciò che tu dici in una canzone. Io penso che la canzone è un'arte. Allora, ben intesa di un'arte boera oggi, un'arte chiuga, petta a musica o a poesia, ma è un'arte che comincia a pigliare i suoi anni e la sua esperienza propria, che penso che faccia progredire in noi e la lingua, e la questione della lingua, nel tuo bobolo e nella maniera che concepisci la lingua. E dunque penso che io, la sua esperienza che ho fatto questa, 200 canzoni registrate, qualcosa così, non so qui più, tutte registrate. Allora, ben intenso sono mica tutte riuscite, forse quelle che riescono più su quelle che sono più classiche, se vuole. Ma mica vera, forse, perché anche certe canzoni, io cerco di fare sempre esperienze nuove, una canzone che si chiama Mareni, che è stata una delle grandi classiche di Mourini, è una canzone originale della sua struttura, la rima gli stessi, eccetera, eccetera, e da ogni volta altre. Bon, penso che la canzone dia un campo di sperimentazione che non si è mica abbastanza fatto cu si è, cadu è, non ta poesia. Un libro di Barulieri ci sono, e ce ne sono libri che sono buonissimi, ma io ciò che cerco di esperienza. Un libro di gruppi giovani mi mandano a fare, ma cerco a spiegarli, ciò che voglio, da capisci non mi caduti, perché c'è una formazione, sono mica tutti formati a esutilità della lingua, a fare così. Ma fine, bon, penso che quanto vale a bene essere di essere campato in questa esperienza. Sono tranquillo da questo punto di vista perché io mi sento allo stesso tempo, quando sono in un paese e con i mogliassi paesani, solo, quando dura, conosco ogni vetro, ogni fiume, ogni castagno, mi sento veramente, in me mi sento un pastore, se vuole, okay, in famiglia non c'è mai stato pastore, dunque, è una questione di maridassi guanadù. E allo stesso tempo, quando sono a Parigi, non ero di Parigino, cioè di passato 20 anni, mi sento un demedino, sono allo stesso tempo un uomo, e mi sento anche benissimo, frequentando i luoghi di stabilimento importanti. So ben in ogni campo. Allora dice, ma qual è tu? Allora mi dice, tu sei un paesano. Io, e beh, sono un paesano, non riguso manca appena. Ma sono di un cittadino, e sono un cittadino, non mi posso mica passare di agità. Sono tutte le mani, vado a più un caffè, differente. Tutte le mani, quando sono a casa. E quando sono in paese, falgo anche in città, quando c'è mica un paese, il caffè non è mica un caffè stesso, di associabilità che lo parlo, guaiente, gli sento parlare, e di una nutridura che mi piace in noi. E la canzone fa parte di questa in noi. Ad esempio, quando ero professore in Parigi, giocavo a ballo. Ad esempio, io giocavo a ballo da un principio. In Piccardia, giocato ai veterani di San Lise, soprattutto io, l'Unione Gossei di Parigi, tutte le settimane facevano, allora, chi ci droghi? Ci droghi, mi piace a misura mosuore fisicamente con una bagagliante, non sono mica di stessa cultura, di stesso livello di riflessione che me, certo anche di più, ma fine, poi, è su un buleggio che mi piace assai. Sono un uomo suggiale e allo stesso tempo sono salvatico. Sono suggiale e salvatico. E penso che per la poesia e per la canzone si può dire proprio così la stessa risposta. Di volte sento che tal canzone ha qualcosa che un bambino, quando la sento uomo, perché è un piacere di sentire la sua canzone cantare, quando è riesciuta. E si può dire che non te la gente ce n'è più che mi piacciono mica che mi piace.
Et d'ailleurs, tant que les gants sont en viagent au principe, ils font un compiant tout au bout. Et d'ailleurs, une vera, quand elle met una bella musica, una bella oggi, un'interpretazione, valorizzare una canzone, tanto che la canzone diventa un vero successo. Sennò, più, perché che tu cerchi a fare una canzone, non è mica sicuro che sia capita così, né dal pubblico, né dai musicanti, né dai cantatori. Il problema generale è la poesia, come dicevo all'inizio, principio, cioè per fare la pedagogia e la poesia con il pubblico. E ho scritto questo, scrivere ancora, tempi fa, negli anni 60, no, 80, quando arrivi nell'anno 80, in un congresso che era stato fatto qui, organizzato, e ho scritto che ci volevo così, la progressione generale di un stato di due lingue, di una maniera di campare in una società, cioè in noi che la viaggi a paro o al lato, con una progressione generale di lettori e di un pubblico esente, che la sia la canzone, o i lettori, beh, quelli della letteratura scritta, e un nemico sicuro che la massa di lettori fosse allo stesso livello che i progressi che l'ha fatto la letteratura corsa oggi. E questa è la regola tutti i giorni, e di una fare che quando sento di sua scena di intrecci di informatiche o di Facebook e altro, sento la maniera di reagire, non tanto che gli elementi generali, che la siano puliti, in società, e massimo letteratura, la letteratura, le bagaglie hanno sempre un'idea di letteratura che è un'idea di un secolo passato, e non avanzano mica da questo punto di vista. Allora, questo è uno dei problemi di la poesia in generale, di la letteratura corsa in c'è certi affari che sono fatti in letteratura corsa oggi, non è manco io i leggeri a dirla franca, a dirla così. Allora, beh, mi sbaglio forse, c'è forse qualcosa. Ma non c'è una propria canzone per arrivare alla questione della canzone, quanto è la questione numero uno, questa voglia, di che ci sono le canzoni pure classiche, e di una maniera risponde a una questione che stai buona, poi riesce a trovare una forma senso, come dice in poesia, senso, non la canzone, anche non un ritmo più classico, se vuoi. E tanto si riesce comunque. Un uomo come Filippini, per esempio, tanto Francesco Filippini, trova certe maniere di dire, certe organizzazioni sintassiche di una canzone, che anche non ha un scritto che pare più classico, trova a caccia qualcosa che fa, e penso che in una canzone si può trovare a fare così. Se mi riflette bene intorno a di canzone, non è mica esempi da così, ma c'è qualcosa che fa un ritornello o una barulla mica corrente che è messa qui, c'è qualcosa. E così con la canzone marca o marca mica. E ci sono le canzoni che si sentono così, passano, boh, non si ride in onda. Se non ride in onda è che mica ora. Mi pare che Amoride è sempre stata fatta così, da un corso francese. Ben intesa, all'università ha progressato assai perché era obbligato a riflettere non a punti teorici, a lingue, non a corsi, a fare così, ma un naturale l'AI è anche un amico stato per me un grande problema. A un punto di vista della creazione, sì, perché so ben su, ai guadagni di una scrittura da un principio, l'ha tenuto di tutti, c'è un pacchetto così, e dunque guerrade, mi sono visto, dopo fatto, anche certe poesie che ho scritto un corso, lei ha già scritto in francese, Udema, d'altro, mica poesia esatta, ma era fermato e quando l'ho scritto, un corso, ma gli stessi, se mi vuole, ho due versioni, che per me non sono tornato assai, ma allo stesso tempo rispondeva a ciò che oggi non ha un libro si chiamava Baratti in una traduzione, e questa è un'esperienza che ci ha fatto subito così, senza conoscere il perché, la scoperta del perché. E quando devo scrivere qualcosa, penso che è sempre una traduzione di qualcosa di profondo, d'antico, di dentro il mondo di una persona umana, e che le sorte in una lingua o in un'altra è sempre la stessa cosa che sorte. E per me è questa che si basa. Per esempio, io sono io di un istituto di un corso in francese e quando giuro
en corse ou bien en française. Vous voyez, c'est sempre stato une espèce de mixture aussi dans mon vide qui fait que qui permet aux français de l'unité, c'est stato une formation. À ma formation, le professeur est français. Il va tout. À mes idées de Amoïda en français, donc, si vous dites. Et en plus, qu'à Gouchance, où est-ce la langue française? Les provincialismes, par exemple, c'est stato en Picardie, par exemple, in quelques années, et bien, comme ils parlaient en français, c'est Picardie. Et m'en parlais à ça, et non, en tant que gorse, c'est comme si vous voyez un cours, parce qu'ils disent toujours quelle heure il sera, ou j'appelle à François, quand je parle la française, un mot ou gorse, c'est mot. Eh bien, Bicard, désolé, c'est sa manière. Il crie après un tel, ou il a une tache après son pantalon. Bah, je n'en ai vraiment. Disons, de trop, et mal trop. Oh, je travaille de trop. Ça fait que, on se dit, nous disons un petit. En Bicard, on dit, je m'en ai un petit. Ni un gosse, c'est un chou. Pare così. Questi mi hanno imparato assai in tanto funzionamento della lingua. Comunque, allo stesso tempo, io traduggia sempre a mio gusto, questa questione che mi ha fatto bene una specie di stanza allo stesso tempo in questa questione, e di un sabè autodidattico, se vuole, ma interessantissimo perché mi aiuta assai. L'antologia di Boema Gorsi che ti hai presentato ogni tanto qui al pubblico, Bersi Gorsi in portoghese, noi abbiamo lavorato assai in tanto con quella che si occupa della coordinazione, Rosalisa Branco, abbiamo lavorato tutti quelli che erano ridenuti dentro qui, non c'è questa questione che passa bene da una lingua all'altra. E qui è interessante vedere questo appunto come la traduzione portoghese, ribruge, ribiglia, il poema corso. Ma non è stata possibile questa, è sempre così in traduzione, che siamo una lingua media che permette questo appunto di misurare o esimilitudine o esperienza da un codice all'altro, e questa per l'intelligenza è una cosa magnifica, per l'intelligenza di lingue, l'intelligibilità di lingue, come la si può funzionare. E qui ce n'è una che si chiama Baida. Baida non è mica veramente per me un verbo campargo che a adobro digerebbe piuttosto surveglia o Fidia, fare così, ma i cavalli da Maida in corso di Gazzutana i gen assai, se ghetté, ho fatto gli oreilles di spia da una certa maniera. Io gli mando così. Allora, Bue Magorso dice: Baida allongando al gallaggio odioso, o giù chi timido una barulla che culmerà di golpo, sa sbaffadura tra belle e gose e a sogarne stracciata. Da goge, con di udule, la fasia testarda di orni. L'ho scelto perché diede noi una maniera di costruire la poesia. Di un problema, la poesia non si costruisce sempre con una specie di travaglio, ma si cerca sempre che la corrisponde veramente a un questionamento interno, un importante per sé. E qui mi pare, non ta barulla, che la voce è una di quelle che corrispondono più a ciò che cerco. In francese deria guetter, dunque, udito, guetter longtemps au tourniquet du parc, le cliquetis d'un mot qui comblera d'un coup cette béance entre la peau des choses et leur chair déchirée pour suturer d'un dire utile l'aphasie entêtante des jours. In francese, non tanno un golpe, ma un tanno un golpe che per questo appunto il lavoro di riflessione non è la maniera che lo si sceglie. Quando dico un gallaggio odioso, è veramente gorso. C'è una realtà e c'è qualcosa qu'on peut toucher, qu'on voit comment il fonctionne, comment nous y abre, les idiots, comment les fatto, etc. La nuvato, non so quanti gallagli, et ça, c'est comme les mentionnés. Mais si vous voyez, la barrière, c'est pas la barrière, c'est pas exactement la barrière, c'est quelque chose qui tourne comme ça, le tourniquet. Alors évidemment, dans le dictionnaire, si vous prenez gallagli, vous n'avez pas tourniquet. Donc, la question de la langue n'est pas une question de dictionnaire. Grâce à Joa Sabella, on n'est pas guillante.
quand les barres nous disent, comment ils ont. On n'a pas ce problème. Le problème, on dit comment lui. Et comment aïe, ou comment tu aïe, j'ai d'où. Pense que. Alors, j'ai géré à Kazan après. Parce qu'à Boésia, elle n'est pas soudain pour une question de travail intime. Mais on ne sait rien d'onde. Ou alors, qui c'est dans le verset, basta. C'est rien d'onde, selon chez vous, sinon. Ou basse. Ou basse, du jour au public. À Boésia, j'ai géré l'Asie, elle n'est pas soudain pour. Riesciù da per sé stessi, ma che la sia riesciuta non per quelli che la sentono. E questo è un problema difficile da risolvere, perché c'è parecchi affari da controllare questi. Per intesa, o giù chi ti chi le clapotti, come dico, le clicchetti, le clicchetti, dire le clapotti, perché a mare mi piace assai sapere le clapotti, le clicchetti è vero. L'appareil moderne che mai si sente sempre un ordinatore o qualcosa di meccanico così e di bere che quando cerca una barulla si può cercare un dizionario si può cercare soprattutto un'esperienza e mi pare che clicchetti corrisponde meglio a giucchitteia una cantona, qualcosa di metallico che toppa contro un legno, fare così. E mi pare che lui rispondiva a usando la parola che mi cerca. Perché ciò che mi cerca in poesia è allo stesso tempo usando, ma io non usando. E ciò che mi marita io è sempre un diogo, è un diogo sottile, interessantissimo. Da questo punto di vista a me mi pare, perché se dico poesia è sempre più belle cose, per me, perché mi sembra che è questa che la lingua yoga ha una funzione maggiore, la più grande, sino alla vasia. La vasia è barulle, vorrei che si, le barulle si vanno verso la modesca. Quando una barulla può essere qualcosa, una specie di scoperta, se vuole, allo stesso tempo di un senso e di una forma. Una forma senso, come dicono i critici di poesia, oggi parlano assai a forma senso. Vous voyez qu'il se soudain pour correspondre à un rythme, correspondre à un sens, correspondre à un avant, à quelque chose d'éprouvant, de psychologique, de mental, de sentimental. Et tous ces éléments qui sont là, ils ont forcément ce qui révèlent, ce qui pille. Et c'est bien que, quantunque, et rien que simple, une question de taille postulante, c'est une question fondamentale, et quelle est le ouetto hermédissimo de la poésie. Quand vous commencez à faire le giro, ricordi che la Bragante dice questo non si può leggere, questo non è mica corso, è corso non capiamo mica, ai c'hanno sempre ancora nata, quelli che parlano oltre alla radio, a delle eccetera. E mi ricordo c'è stato un articolo Fernando Ettori, ti petto, che ha detto, ma non è mica ermedismo, di qui la ricerca nata la lingua, non è mica ermedismo, l'ermedismo vuole inonda. E perché se quando abbiamo presente una poesia detta moderna, oggi ci sono i critici che facciano una sferenza da un classico a un moderno così e dicono, ma un moderno è ciò che impiega in una maniera differente ciò che è fatto sino a qua. E anche se si differente non è mica a un livello di ciò che li buono capì che l'altro. È sempre stato un problema per la poesia, questo. I più grandi che hanno rivelato Mallarmé, Oboro, Barthes, gli antagonisti che hanno vive tante queste questioni così, e dicono sempre, dicono, ci vorrebbe nello stesso tempo che si forma il boeda, che si forma è lo stesso, la sua riflessione non pianta mai, né di notte né di giorno, ma quello è il pubblico, non è mica lo stesso, c'è sempre un scarto miracoloso, il pubblico non è mica a corrente di fare così, allora l'idiolo di questo appunto ci vorrebbe formarlo in noi. Dai visione stessa della poesia, il paradosso è un elemento capitale, paradosso. Perché chi, un po' di critici hanno parlato della poesia, dicono, ho avuto la voce unica di Boeda, unica da un individuo, non è mai unica tutto affatto, perché è sempre nutrita da un insieme di letture, di poesia, di riflessione, tutto ciò che si passa, ma sa voce così unica, anche ermetica, anche difficile a capire di unica e di personale, e si scrive sempre non un fondo di rigore
qui dit ou Diacharim et David. Diacharim et David. Non, ce que je Marigot de Bekipou et d'Aïgia. Le problème, c'est que les gens, les poètes, quand ils vont acheter leur pain à la boulangerie ou quelque chose à l'épicerie, ils utilisent la même langue que celle qu'ils utilisent forcément dans le. Alors, cher que nous apprenons, on est sémique, parce que la langue est une langue d'outil, mais c'est tout digi. La farine d'outil est de la même manière, il y a quelque chose à mon bas, on n'est plus poésie. La poésie, juste à point, ça se fait rigèque qui fait que si scrive en coup de la manière in capisci d'oia subito, non ta su sussurro di un mondo che dia lingua di tutti. E gli stessi tempo la lingua di tutti è quella soia personale. Il problema della poesia è questo, questo. È sempre difficilissimo a fare la gabì questa. Perché dice noi, niente, io comprendo pas. Non capisce nulla. Se non capisce nulla, cosa resta? La poesia non è mai un affare così da spiegare. E perché sa che hai avuto una desa di darsi giù che dopo è stata scritta Ribiada con Lobro, Michel Lobro, che è un professore assai importante in scienze dell'educazione, e che mi ribiada questo dal punto di vista delle scienze dell'educazione. Diciamo che, fin di conto, la poesia è sempre a spiegare, perché sa che il titolo vera una pedagogia della poesia si giustifica. Oggi si capisce meglio, ma un momento dove era veramente una questione che si puniva, e sicuramente diciamo, come si può pedagogizzare la poesia? E questo è il problema. La poesia giure che la sia spiegata. Mica spiegata usando sui professori, come vediamo noi, le vers, la ritmica, l'organizzazione, la prosodia, eccetera. Mica solo questa. Di vedere chi è l'interesse della poesia, chi è, a chi giova o con giova. Di tutto questo di ciò che pare paradosso, utilità, perché chi scrive la poesia, allora che non ha legge, eccetera. Così, siamo sempre in due secoli, siamo niente che riflettiamo sempre in tanta questione, ma è la riflessione unica e più importante che ci sia in tanta lingua, questa questione. Ma ricordo che tempi fa, l'amico Philippe Gardi ha scritto una specie di scritto zergoso, non ta un burismo di piccole regioni, quello che dice l'Occidania, per esempio, si trova anche più che qui, l'Eso di Languedoc, diciamo così, e inizia a strumare. Bon, è sempre stata questa, in corsi si parla che di questa. Ma noi, io penso che quelli che hanno la capacità di fare questa scelta, i barghi baida, è meglio che anche se non è mica capito dalla regionica, non faccio nulla. Ciò che è importante è che io ho scelto così. Penso che se scelta così, si scelta tai a sede, quando dico un nome che lo disegna assai in corsi casutona e poco in corsi casubrana. Mi piace bene perché mi pare che lui rispondi più a ciò che risento di a lingua. E dunque penso che, ben intesa che ciò che lo bassi, ciò che lo bassi. Ma ricordo che quando scrivo una canzone per i esordienti, metti i donni e mica e onne, e perché no? Perché corrisponde più alla sua maniera esente, sono quelli che l'hanno portato in un pubblico, quando lo portano in un pubblico, sono quelli usanti novelli in un. Dunque, tutto questo lavoro di basse bani, docche dieta, di cercare una strada, per di conto, che sia una strada fattiva, una strada di Dio a qualcosa, e che porti al fondo l'insieme di aggregazione culturale, che la sia letteraria, poetica, linguistica, musicale, come vuole. Siamo tutti attaccati a questo elemento, a questo cantiere, che è un cantiere miracoloso. Ma io ho sempre detto che ho pensato e faccio, mi pare, che tutte queste questioni si possono regolare con intelligenza, con una riflessione intelligente. Non è mica un slogan, non è mica di io sono così, io sono un giornalista, io sono. Non è mica questa la questione. La questione è di intelligenza, la maniera di trattare ogni questione, che sia una questione di militanza politico o culturale, o letteraria, o poetica. Mi pare che tutte queste questioni
si méridano de ce trata, de ce vidia, de ce calcula de vin, de ce spécifica. Et donc, on trouve ciò est in anta nunda. Et on se met à bec ciò est in anta nisuna cosa. Au contraire, je approuva, misura. Et la nuance, devo dire, la spigolazione, o edaglio, mi piace assai piuttosto che la semplificazione. Siamo tutti portati a semplificare, a rispondere più semplice perché mi capisca. E questa è la pedagogia, una specie di didattica che i professori l'hanno sempre, questa cosa, cercare di spiegare. Quando mi spiega, allo stesso tempo, si va, c'è più capisci d'oggi che mi dice, ma allo stesso tempo si sguassano i pochi elementi che sono importantissimi e che non si bonui perché sono più difficili a dire, a far capire, eccetera, eccetera, e si sguassa tutto l'elemento di risalto d'ogni attitudine, no, di riflessione, di elementi di scrittura. E penso che, di una maniera, rispondere no a questione dell'opposizione, i paradossi di un po' di busture che mi sempre abbiato e che lo si continua a capire. Ma boh, siamo uomini con tutte le purezze che lo giuro.